Oggi stiamo per varcare l'ingresso di Villa Paganini appena riqualificata. Prima non funzionava quella fontana là. Ah, ok, quindi non c'era la Era fontana. secca, era secca. Ok. Da la settimana scorsa era chiusa, ora l'hanno aperta. C'era solo questa altalena, adesso hanno messo un'altra altalena, dei giochi, hanno rimesso a posto i prati, le fontane, insomma. Adesso è meraviglioso perché prima erano solo due altalene e tutti dovevano fare la fila, figuriamoci per bambini piccolissimi a fare la fila. Poi hanno fatto gli altri, hanno fatto i giocattoli nuovi di là, i scivoli, due scivoli sono meravigliosi, poi le fontane, la cascata di là è tutta un'altra cosa, è tutto curato, si sta più sicuro con i bambini piccoli. So che è venuto il sindaco Alemanno, una villa che io conosco da sempre perché è la zona dove sono nata e mi ha fatto piacere sapere che è stata così ben recuperata. Perché è un luogo dove possiamo portare i bimbi, dove possiamo prendere ossigeno e anche restaurarci psicologicamente. Sono arrivato stamattina, non so, i bagni lì, che era una cosa che purtroppo non andavano, non so se l'hanno sistemata o meno, non saprei dire. Per essere bagni pubblici ci sembrano a posto. Prima il ponte era rotto, quindi non si poteva salire sopra e L'acqua l'acqua non non c'era. c'era. E il prato prima era più sporco e adesso hanno rifatto anche il prato. Come mai venite qui? Perché è bello, un bel posto. Ed è vicino a Ed scuola, è vicino a quindi. scuola. Beh, insomma, appena fatti i lavori va sempre bene, poi è un po' la manutenzione che lascia a desiderare. Speriamo che non sia così, una mossa così di fine mandato.